Allora, con la salvezza in tasca, un caffè Toraldo rilassato, ma che ha comunque giocato una buona gara. Ah, sicuramente rilassati, purtroppo non potevo chiedere di più ai ragazzi perché ci siamo spremuti fino all'ultima goccia per arrivare alla salvezza, ottenuta quella anche in allenamento, non è che siamo così fiscali come lo siamo stati fino adesso, però siamo contenti, se tracciamo un bilancio abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo nei tempi e nei modi che volevamo. Quindi adesso ci godiamo e già ci stiamo godendo il giusto riposo. Ora c'è il Conversano, si chiude la stagione, già si sta pensando al prossimo anno. Ma sicuramente già qualcosa per il prossimo anno è stato buttato giù. Non rimarremo certamente impreparati. È una squadra che al completo poteva recitare sicuramente un ruolo diverso, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Prossimo anno staremo a vedere che cosa riusciremo a combinare. Proprio perché siamo alla fine, tracciamo un bilancio di questa stagione. Ma l'ho detto e lo ripeto, era in linea con i nostri programmi, l'abbiamo pienamente rispettati, soprattutto l'abbiamo rispettati in un tempo giusto. Voglio ricordare che è una squadra che partiva con Elì, Manzalli e soprattutto Rafinha che non ha mai giocato. Elì ha saltato almeno 4 mesi di questo campionato. E Manzalli 2 mesi e mezzo, 3 mesi buoni. Quindi una squadra che ha tirato la carretta, ha tenuto duro per gran parte del campionato e abbiamo meritatamente raggiunto la salvezza. 3 punti sofferti, ma il sogno playoff continua. Sì, finalmente abbiamo, anche se non siamo in condizioni eccellenti, abbiamo potuto usufruire di Angelini, di Luis. Però è stata abbastanza dura, ci ha fatto molto soffrire il Marcianise. Sarà stato il caldo, non lo so. In tutti i modi, l'importante è stato vincere. Adesso pensiamo alla partita di sabato che vale la stagione. Manca solo una partita, ma il sorpasso è effettuato ormai. Sì, verso il Ceccano sì, però noi abbiamo il Putignano e il Ceccano mi sembra che abbia il Regalbuto. Credo che non sarà facile, però sta a noi adesso. Mentre prima dipendevamo dal risultato del Ceccano, adesso dipendiamo da noi. Se vinciamo siamo dentro matematicamente.